Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati alla seconda puntata di I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia e il portale di informazione indipendente come donchisciotte.org. Ovviamente ringraziamo l'associazione La Genesi per lo spazio concesso. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore e giornalista della redazione di comedonchisciotte.org e a condurre insieme a me questa e le prossime puntate c'è la redattrice Sonia Milone. Ciao Sonia! Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Siamo alla seconda tappa del nostro viaggio nel mondo dell'economia per portare tutti a conoscere le basi del sistema economico. Oggi parleremo della differenza fra uno Stato che detiene la sovranità monetaria e uno Stato che non la detiene, come l'Italia. Il nostro ospite è Giuseppe Nasone, referente economico di MMT Italia. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Sonia, un saluto a te, a Massimo e agli spettatori. Ciao Giuseppe. Allora, come giustamente diceva Sonia, siamo alla seconda puntata e con te inizieremo a inoltrarci nel mondo dell'economia parlando appunto della sovranità monetaria. Prima però, ovviamente, partiamo con il servizio di puntata. Prego Giulio dalla regia. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate d'acque limpide, popolate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore di una ricchezza volgare. Volevo che gli alunni recitassero con voce ben intonata lezioni non fatue. Volevo che le donne al focolare avessero nei loro gesti una sorta di dignità materna, una calma possente. Volevo che i ginnasi fossero frequentati da giovinetti non ignari dei giochi né delle arti. Volevo che i frutteti producessero le più belle frutta, i campi le messi più opime. Volevo che l'immensa maestà della pace romana si estendesse a tutti, insensibile e presente come la musica del firmamento nel suo moto. Volevo che il viaggiatore più umile potesse errare da un paese, da un continente all'altro, senza formalità vessatorie, senza pericoli. Sicuro di trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura. Volevo che i nostri soldati continuassero la loro eterna danza pirrica alle frontiere. Che ogni cosa funzionasse senza inciampi, l'officina come il tempio. Volevo che il mare fosse solcato da belle navi e le strade percorse da vetture frequenti. Volevo che, in un mondo ben ordinato, i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. A questo ideale, in fin dei conti modesto, ci si avvicinerebbe abbastanza spesso se gli uomini vi applicassero una parte di quell'energia che vanno dissipando in opere stupide o feroci. Allora, ovviamente applausi a Giulio per questo bellissimo servizio, veramente molto toccante. Giuseppe, ti chiedo per partire, perché abbiamo scelto di trattare della moneta? Sì, innanzitutto vivissimi complimenti a Giulio per l'ottimo video di apertura. È molto intenso, vibrante e si percepisce chiaramente come potremmo essere e anche quanto c'è da fare ancora. Ecco, io penso che oggi noi parliamo di uno degli attori protagonisti di questo fare, e cioè la moneta. E allora io chiamo subito in causa il nostro Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato in più di un'occasione che non ci sono soldi per fare cose. Cose come affrontare una recessione in arrivo, come realizzare quanto promesso in campagna elettorale, o addirittura, e questa è molta sensazione, dice: non ci sono, il mio problema è trovare i soldi da dare al commissario per la ricostruzione nelle aree alluvionate della Romagna. Quindi affermazioni molto forti. E noi dobbiamo capire a fondo il perché di queste affermazioni, se non è, diciamo, possibile fare altrimenti, e in questo caso perché non si può. Sono scelte a monte, naturalmente, che
direttamente o indirettamente incidono nella vita di tutti noi, perché abbiamo uno Stato che non eroga servizi, che non assolve pienamente i suoi compiti, per motivi finanziari, per motivi di soldi. Ecco, quindi, individuata la direzione della nostra indagine, si pone una questione di moneta. E allora andiamo ad acquisire alcune nozioni semplici, in maniera molto tranquilla, sulla moneta, moneta che ovviamente è una creazione geniale, la più geniale dopo la ruota, e che è uno strumento di una potenza enorme. E con la moneta non hai mezze misure, se usi bene questo strumento, se lo usi male, gli effetti si vedranno. Se lo usi male, gli effetti saranno tremendi, se lo usi bene, gli effetti benefici saranno incommensurabili. Ecco, noi di MMT Italia abbiamo questa consapevolezza. La moneta, per come oggi è, non dico l'euro, per come oggi è nel mondo, se usata adeguatamente per quello che può dare, è in grado di cogenerare un balzo in avanti di civiltà epocale. E questo è molto, molto affascinante. Sì, Giuseppe, concordo. Quando parliamo di questione monetaria, parliamo in realtà di scelte politiche. La domanda che a me viene spontanea, come ai nostri spettatori, però è: allora, come mai non vogliono farci fare questo balzo in avanti? Come mai non vogliono fare queste scelte politiche i nostri governanti? Diciamo che tu mi fai capire che ci può essere chi ha interesse a che questi assetti di potere rimangano tali e quali, perché in questo modo i pochi beneficiano, i molti stanno sotto. Beh, sì, effetti, insomma, fa un po' parte della vita, fa parte dell'uomo. Non so adesso se dircelo per l'ennesima volta. Guarda, io ti dico la mia, per quello che può essere utile, se può essere utile a qualcuno, quello che va. Secondo me, quando le cose vanno male reiteratamente, è tempo di cambiare approccio. E in questo caso l'approccio è strettamente collegato all'organizzazione sociale e politica che una comunità intende darsi. Per esempio, se una comunità si costituisce in una monarchia, cosa avremo? Avremo una persona, un sovrano, che ha il compito di fare stare bene tutti e quindi di intervenire sui problemi che impediscono. Allora cosa farà questo sovrano? Prenderà decisioni, darà ordini da eseguire. Ebbene, dall'effetto di queste decisioni dipenderà il nostro stare bene e il nostro stare male. Se noi staremo bene, chiaro, sarà grazie al sovrano e noi tutti inneggeremo a lui. Se staremo male, sarà colpa sua e tutti daremo addosso al sovrano, abbasso il sovrano, cattivo sovrano. Noi siamo in una democrazia. La nostra Costituzione ci dice che la sovranità appartiene al popolo. E il popolo chi è? Giuseppe, Sonia e Massimo. E ognuno dei nostri spettatori che ci sta seguendo e anche quelli che non ci stanno seguendo. Insomma, siamo tutti noi. Ognuno di noi è un sovrano pro quota, diciamo. Siamo tutti colleghi. Bene, allora io da collega mi rivolgo agli altri miei colleghi e nessuno si offenda se dico: signori, dal momento in cui abbracciamo una democrazia, accettiamo anche la responsabilità che questa porta con sé. Il sovrano siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi. Da un momento in cui siamo in questa democrazia, non potremo più dire a rigore e le cose vanno male perché è colpa di quello là, di quello che siede nel palazzo, che ha barbicato alla poltrona, e della corruzione, e la partitocrazia, e la legge elettorale, la finanza internazionale, delle grandi famiglie, insomma, di tutte quelle cose che ognuno dal suo punto di vista riconnette come essere le cause dei nostri mali e che in realtà sono solo le condizioni ambientali che la vita ci pone che si frappongono tra noi e il nostro bene. Siamo noi che dobbiamo intervenire. Allora, dal momento in cui si è in democrazia, secondo me non ci si può più crogiolare andando a lamentarsi rimanendo in maniera passiva, inerte, cercando come causa dei mali altro da noi. Ecco, secondo me questo è il cambio di approccio. Mi rendo conto
parti. Dicendo questo non ho risolto niente. Però secondo me è questa la strada giusta da percorrere. Bene, allora andiamo al nostro discorso. Prima di tutto fissiamo un concetto e poi man mano che andiamo avanti vediamo piano piano di capirlo sempre più a fondo. Il concetto che è simbolicamente è una risposta alle affermazioni politiche viste all'inizio è il seguente, e abbiamo anche una diapositiva riguardo. Non esistono limiti finanziari per uno Stato a moneta sovrana, esistono solo limiti reali, limiti fisici e naturali. Bene, la professoressa Stephanie Kelton, ex capo economista della Commissione Bilancio del Senato degli Stati Uniti d'America, una delle nostre, dei nostri economisti di riferimento, fa un'affermazione molto precisa che sembra quasi un monito e che può essere anche detta in questo modo. Uno Stato che organizzi il sistema monetario nazionale come un sistema monetario a moneta sovrana, e vedremo tra poco come si fa, non sarà condizionato, non sarà vincolato nella sua attività da problemi, da limiti di soldi. L'unica cosa con cui dovrà necessariamente confrontarsi saranno le concrete disponibilità delle risorse reali, quindi materie prime, impianti, forza lavoro e quant'altro, ma non anche disponibilità di soldi. Soldi che ci saranno sempre, sempre e nell'ammontare che necessita. Quindi, come si può vedere, un concetto abbastanza semplice su cui ritorneremo. Assolutamente. Prima di tutto concordo con il ragionamento sulla democrazia che hai fatto, che è soprattutto responsabilità, responsabilizzazione come cittadini. Però facciamo un attimo un passo indietro, perché credo sia importante, e ti chiedo, ma cos'è la moneta? Perché noi la usiamo tutti i giorni, la conserviamo, ci compriamo cose, però veramente che cos'è? Allora, Massimo, facciamo una cosa, ci avviciniamo pian piano, cominciamo a nasare, cominciamo un attimino a odorare questa creazione. E allora, creiamoci noi una situazione di fantasia, non importa se è non sempre verosimile, anzi, visto che ci siamo, ci collochiamo in un bel borgo di campagna, tutti quanti, bello, aria pura, verde, luce, mangiare buono, così siamo tutti bene. E noi viviamo tutti là, in questo borgo. Io stamattina mi sveglio e mi viene voglia di farmi una frittata per pranzo, non ho uova. E allora diciamo, Sonia ha un allevamento di galline, io vado da Sonia e dico, Sonia, me lo dai un uovo? Sonia dice sì, me lo dà. Allora cosa è successo? Tu, Sonia, hai dato un uovo e io ho ricevuto un uovo. C'è uno squilibrio, no? Allora tu, Sonia, mi chiedi, e tu, Giuseppe, cosa mi dai in cambio? Chiaramente, per pareggiare i conti alla perfezione, io a mia volta dovrei darti un uovo. Beh, sono venuto da te a chiedertelo, ovviamente, vuol dire che non ce l'ho. E allora cosa faccio? Faccio una cosa diversa. Prendo un pezzo di carta, ci scrivo, io ti devo un uovo, lo firmo e te lo propongo in cambio del tuo uovo. Se tu, Sonia, accetti, noi siamo a posto, lo scambio si è perfezionato. Certo, diciamo, permane uno squilibrio nella società, diciamo così. Però, tra di noi, comunque siamo a posto. E allora, che cosa hai tu in mano? Tu hai un documento che dà titolo a te o alla persona che l'avrà in mano e si presenterà da me con quello a pretendere da me l'adempimento di una promessa. In questo caso è dare un uovo a quella persona. Va bene? Chiaro fin qua? Tutto chiarissimo finora. Ragionamento non fa una piega, ma dove vuoi arrivare, Giuseppe? Dove voglio arrivare? Allora, cominciamo a sentire l'odore della moneta. La moneta è un documento che attesta che nella società un soggetto ha un debito con un altro. La moneta è un io ti devo. Io ti devo cosa? Qualcosa. Qualcosa che può essere dare un uovo, nel nostro esempio di fantasia, può essere un dare, un fare. Diciamo, io ti devo X. Allora, torniamo alla nostra storiella. Avevamo detto che io avevo l'uovo e tu avevi un pezzo di carta con cui pretendere da me un uovo. Naturalmente tu hai un allevamento di galline, abbiamo detto. E magari non ti è certamente necessario venire da me a prenderti un uovo.
però magari hai bisogno di una manciata di piselli per il minestrone, piselli che il tuo vicino di casa coltiva. Tu potresti allora andare da lui e provare a dare questo mio bigliettino di carta in cambio di piselli. Se il tuo vicino dice sì, va bene, quello scambio si ripropone. E allora a sua volta anche il tuo vicino di casa può venire da me, oppure tenerselo in tasca, sto pezzo di carta, oppure ancora a sua volta andare magari dal fruttivendolo e prendere un frutto con questo tipo di scambio. Insomma, questo pezzo di carta circola nella comunità. Un credito che viene ceduto ogni volta che sto pezzo di carta passa da una mano all'altra. A un certo punto arriverà nelle mani di qualcuno che viene da me e mi dirà: Giuseppe, so che devi dare un ovo. Come fai a saperlo? Lo so perché ho qui con me un pezzo di carta da te firmato. Bene, adempi la tua promessa nelle mie mani, dammi un ovo. E vi faccio notare una curiosità. Io all'inizio avevo preso un uovo e dato un pezzo di carta. Adesso alla fine io do un uovo e mi riprendo quel pezzo di carta. Lo strappo, lo faccio al coriandoli, lo butto nel cestino e il ciclo del debito si è chiuso. Lo squilibrio si è ricomposto, si è annullato, è rientrato. Ecco, questo è il destino della moneta. Ritornare nelle mani del debitore che l'ha emessa ed essere distrutto. Giuseppe, possiamo dire in base a questo ragionamento che hai fatto che allora hanno ragione coloro che dicono che la moneta è nata per facilitare gli scambi e quindi sostituirsi al baratto in quelle società più organizzate e più complesse? No, non proprio Massimo, non proprio. E vedi, è vero che la moneta la possiamo usare anche per movimentare merci senza ricorrere al baratto, è effettivamente scomodo. E noi infatti la usiamo anche per questo, ma non soltanto. E pensa per esempio a me che pago una multa, non sto movimentando merci, no? E allora, per logica, non può quindi questo discorso del baratto spiegare la natura della moneta. L'attenzione è al debito. Dove c'è un debito certificabile ci può essere moneta. La moneta quindi non è una merce, ma è un documento. Documento che attesta un debito, chiaro? Allora, torniamo a noi. E abbiamo detto la moneta è un iotidevo. Abbiamo dato anche i tre elementi connessi alla moneta. Un debitore, chi la emette, un creditore, chi la detiene, chi ce l'ha in mano, e una promessa di pagamento, un impegno a cui il debitore si vincola. Bene, rimaniamo un attimo sull'impegno. Aggiungiamo ora un altro tassellino. I vari impegni a cui il creditore si può sottomettere, quali che siano, possono essere in teoria classificati in due tipi. Un primo tipo rappresenta quegli impegni che, se mi permetti il gioco di parole, impegnativi per il debitore. Perché impegnativi? Perché potrebbe non essere in grado di onorarli. Come mai? Perché si dovrà procurare qualcosa di esterno a sé e non è detto che ce la faccia. Torniamo all'esempio delle uova, io non sono una gallina, quindi non le faccio io le uova, me le dovrò procurare. E allora capite che questo tipo di impegno è problematico. Noi non possiamo con un impegno del genere spendere troppo, quindi ci sono dei limiti alla spesa, non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba, dobbiamo sempre rapportarci alle nostre concrete possibilità di onorare questi impegni. E c'è poi però un altro tipo di impegno, come vi dicevo, un secondo tipo, che questo problema non ce l'ha. Non ce l'ha perché? Addirittura possiamo dire che il debitore in questo caso per adempiere basta solo che lo voglia e potrà adempiere sempre comunque. E facciamo un esempio. Facciamo finta che la tua stretta di mano, Massimo, o un tuo sorriso, Sonia, siano giudicati da tutti indistintamente così preziosi che tutti li vorrebbero. Allora, se voi emettete io ti devo una stretta di mano, io ti devo un sorriso, non importa quanti ne spendete, se anche ne avete spesi 10.000, ma che dico 10, 100.000, e tutti i creditori domani si presentano da voi per riscuotere, voi che fate? Li mettete in fila e uno per uno li saldate. Perché? Perché strette di mano, sorrisi, mica li dovete prendere da qualcun altro, ce l'avete voi. E quanti ne avete disponibili? Tutti quelli che avete, tutti quelli che volete. Allora, non avrete problemi mai ad adempiere,
ai vostri impegni. Voi lo sapete, i vostri creditori pure, dormite tutti i sonni tranquilli. Chiaro? Quindi c'è questa netta differenza tra un tipo di impegno e l'altro tipo di impegno. Bene. Riassumiamo brevemente. Impegni del primo tipo portano una moneta che non può essere spesa troppo, perché altrimenti possono esserci problemi per il debitore. Questo non vale per impegni del secondo tipo, che portano una moneta spendibile in qualsiasi montare desiderato, senza che il debitore che la emette vada incontro a problemi di debito per lo insormontabile. Va bene? Benissimo, Giuseppe. Però una cosa, finora abbiamo usato esempi di fantasia, il sorriso, le uova, le strette di mano. Ma nel concreto cosa succede? Bene, bene. Allora, noi ci siamo accompagnati adesso, fino adesso con la fantasia, adesso possiamo congedarla. Possiamo congedarla e andare nella realtà e vedere come funziona nella realtà. Chiaramente ci è servito per cominciare a familiarizzare con certe dinamiche, ora ovviamente possiamo lasciare da parte le uova, fantomatiche situazioni in cui io, pinco pallino, basta che firmo un pezzo di carta e batto moneta e tutti la vogliono, che ovviamente non è, nella realtà non è possibile. E andiamo nella realtà, chi sarà che emette questa moneta, chi sarà il debitore appunto di questa moneta, è lo Stato. È lo Stato che emette la moneta e tutti noi cerchiamo e usiamo quella moneta che lo Stato usa. Ora, perché mai tutti cerchiamo quella moneta? Pensiamo a un'espressione. Lo Stato tassa in euro. Lo Stato tassa in lire. Tassa in dollari, in yen e così via. Cosa vuol dire questa espressione? Bene, intanto vuol dire che lo Stato si è inventato dal nulla un credito a suo favore, un credito che non esiste in natura, se l'ha inventato lui, e ci ha aggravato tutti di un debito fiscale. Va bene? È un problema che ci ha dato, perché noi ci dobbiamo liberare adesso da questo debito. E come possiamo farlo? È lo Stato che ce lo dice, perché ci dice tasso in euro, ci indica l'oggetto monetario che noi dobbiamo portargli per liberarci dal debito fiscale. Se oggi lo Stato italiano tassa in euro, noi dobbiamo portare a funzionare delle entrate per pagare queste tasse, queste imposte e quant'altro, euro, euro e nient'altro. Chiaro? Beh sì, ma quindi stai dicendo che lo Stato, per esempio, domani potrebbe scegliere di tassare nuovamente con la lira che avevamo prima? Perché no? E in tal caso succederebbe quello che è successo all'inverso nel passaggio da lire a euro che abbiamo fatto. Vi ricordate, no? Giorno prima tasso in euro, tasso in lire, diceva lo Stato, e noi tutti usavamo le lire, eccetera. Giorno dopo, tasso in euro, e noi che abbiamo fatto? Abbiamo ridato le lire, le abbiamo cambiate con gli euro per fare i nostri primi pagamenti e poi si vede che come si può proseguire. Quindi all'inverso verrebbe questo, noi tutti lasceremmo gli euro e andremo a usare le nuove lire per pagare le nostre pendenze fiscali. Così, se ci fate caso, sicuramente qualche spettatore attento lo ha notato, è svelato anche l'impegno che fondamentalmente è connesso alla moneta che lo Stato usa e a cui lo stesso si vincola. Lo Stato praticamente dice, io mi impegno ad accettare quella moneta che ho indicato per il pagamento del fisco, considerando così validamente pagato quel debito verso di me. Ecco, e questa è la promessa che fa lo Stato, insita in quella moneta che lui usa. E, domanda, vediamo se siete stati attenti, questa promessa per essere adempiuta richiede che lo Stato si procuri qualcosa? No. Direi di no, richiede solo la sua volontà. Ti ritengo valido il pagamento, dipende solo dalla sua volontà. Quindi un impegno del primo tipo, quello problematico, o del secondo? No, direi del secondo. Infatti. È un impegno del secondo tipo, quello che non appone limiti all'emissione e alla spesa. Allora, dicevamo, oggi lo Stato italiano vuole da tutti noi euro. La domanda che tutti ci poniamo, ovviamente, è noi gli euro da dove ce li procuriamo? E lo Stato sempre che risponde, guarda, non c'è problema, te li do io. E li spende. Li spende, compra beni, servizi, forza lavoro, quant'altro, e così li dà a noi e questi soldi cominciano a circolare nella comunità. Ecco, così funziona.
Giuseppe, però, diciamo, quello che stai dicendo cozza un po' con le affermazioni politiche del nostro Presidente del Consiglio, che diceva che appunto i soldi scarseggiano. Quindi, cosa succede in questo momento? Lo Stato non si può procurare i soldi? Allora, vediamo un po' come funziona il meccanismo. Innanzitutto, diciamo che uno Stato, solitamente, sceglie una banca già esistente oppure ne crea una su lui ex novo e la nomina banca nazionale, banca centrale. La autorizza a produrre i soldi che lui userà, quella moneta, quella valuta. Allora, la banca centrale cos'è? Il suo personale salvadanaio, la sua personale tipografia che stampa i soldi che lui userà, a parte ovviamente la zecca che stampa, che conia le monetine. Bene. È un soggetto, quindi la banca centrale, che lavora per lo Stato, che collabora con lui, al punto tale, come dire, che è come se questa banca desse nelle mani dello Stato le chiavi della saracinesca della fabbrica, di modo che lo Stato, quando ha bisogno, può anche entrare lui direttamente in fabbrica e prendere i soldi che gli necessita. Allora, guardiamo un attimino una diapositiva che completa un po' il discorso. E allora, questa diapositiva che possiamo vedere è la cima del sistema monetario, dei sistemi monetari moderni, quelli attuali. In questa cima troviamo, vedete, un soggetto composito, cioè composto da tre elementi. Possiamo dire la mente e due braccia operative. La mente, Parlamento, Governo, che è quello che il cervello, quello che prende le decisioni, che fa le regole, che detta gli ordini. E poi abbiamo la banca centrale, la fabbrica dei soldi, e il tesoro, che prende questi soldi prodotti dalla fabbrica e li spende dandoli a noi. Va bene? Usa i servizi di tesoreria della banca centrale, poi fa i suoi pagamenti, bonifici e quant'altro. Bene, così, diciamo, funziona. Allora andiamo alla banca centrale, che mette in disponibilità dello Stato i soldi che produce. La domanda a questo punto è: quanti soldi sarà in grado di fabbricare per lo Stato? 10 soldi, 100, 1000, 10.000, quanti? Chi ha visto la puntata precedente già sa la risposta a questa domanda, perché il nostro presidente, Filippo Abbate, nel momento in cui ha parlato di questi argomenti, ha enunciato un concetto molto chiaro e lo ha supportato anche con dei video, con delle testimonianze di autorevolissimi tecnici del settore, quali presidenti, governatori delle alcune tra le più importanti banche centrali del mondo, la Federal Reserve americana e la BCE. In particolare l'ex presidente della Fed, Bernanke, ha dichiarato in quella testimonianza: noi produciamo i dollari in banca centrale semplicemente digitandone la cifra sulla tastiera dei nostri computer. Allora, chiaramente non sono computer magici, sono solo computer normali, che però stanno in una struttura preventivamente autorizzata dagli Stati Uniti d'America a fabbricare, a produrre i dollari americani. E così funziona, poi funzionano tutte le banche centrali del mondo, solo digitandone le cifre sulle tastiere. Allora, Sonia, Massimo, una banca centrale che lavora in queste condizioni, secondo voi, quanti soldi ce la fa a fabbricare? 10, 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo? Ovviamente tutti quelli che vuole, di cui ha bisogno, perché la moneta non è un bene naturale che si trova limitato in natura, ma è un bene artificiale, è creata dallo Stato, che quindi ne può produrre una quantità infinita. Giusto, Giuseppe? Esattamente, esattamente. Una capacità di emissione virtualmente illimitata, infinita. E questo ci fa entrare anche nella logica con cui uno Stato ragiona di solito, o quantomeno con cui dovrebbe ragionare, perché uno Stato ragiona in grande, ragiona per com'è, per quello che è, e quindi si organizza, si dota di tutti i soldi dell'universo, o quantomeno tutti quelli che gli necessitano, e a quel punto non importa quanti gliene servono, la banca centrale è come il borsellino di età beta. Avete presente il personaggio Disney che aveva quel borsellino che tirava fuori le cose e non si svuotava mai? Soldi che, ricordo, sono anche espressione di un impegno, quello collegato al fisco, che non limita la spesa del debitore, cioè dello Stato. Certo, mi immagino. Eh?
Io mi immagino che uno Stato può fare tantissime cose così, cioè scuole, ospedali, strade, territori, abbiamo visto le immagini anche nel servizio. Però forse è un po' troppo bello per essere vero rispetto alla condizione in cui viviamo oggi, o no? E allora facciamo una cosa, restiamo con i piedi per terra. E allora chiediamoci, d'accordo, la moneta in sé, abbiamo detto in questo modo, non presenta limiti, ma limiti di altro genere ce ne sono? La risposta è sì, certo, ce ne sono. Però sono possibilità, non necessità, che sono solo frutto di scelte politiche. Sonia, scelte politiche. E come le hai prese, potresti anche non prenderle. Per esempio, lo Stato potrebbe affiancare alla promessa che c'è nella sua moneta anche un altro tipo di promesse, questa volta del primo tipo, quello di dove si deve procurare qualcosa di esterno, che limita. E guardiamo un attimino una diapositiva. Allora, la diapositiva ci sta mostrando un tipo di sistema monetario che oggi non c'è più. Per un certo periodo della storia della moneta, gli stati si impegnavano a cambiare la valuta in oro di valore equivalente. Questo sistema si chiamava standard aureo, o in inglese detto gold standard, che oggi, come detto, non esiste più. Dagli anni 70 del secolo scorso, e lo vediamo nella prossima immagine, praticamente gli stati del mondo l'hanno abbandonato e hanno adottato il sistema di moneta attuale, della moneta non convertibile, della moneta fiat, così definita. Bene, il gold standard, vedete l'oro in cima, praticamente lo Stato in questo caso doveva cambiare appunto in oro la propria valuta a richiesta, quindi doveva avere oro a disposizione, no? Ora, siccome tra i dipendenti pubblici non figurava anche il signor Mida in arte re, come tocca una cosa diventa d'oro, beh, ovviamente uno Stato doveva necessariamente procurarselo nei limiti imposti dalla natura e dalla concorrenza con gli altri. Per cui era limitato nelle spese, non perché avesse un problema di banca centrale che non sapeva produrre i soldi. L'emissione illimitata, quella ce l'aveva sempre, ma funzionava così il sistema, tanto oro, tanta moneta puoi spendere, perché deve essere coperta dall'oro. Ora, di fatto, gli Stati andavano, sforavano, e a volte giocavano anche un po' d'azzardo. Qualcuno sbagliava i calcoli e alla fine faceva bancarotta. Quindi comunque un sistema limitante. Un altro esempio possiamo dare è quello della conversione a tasso di cambio prestabilito. È un altro esempio che non è il gold standard. Facciamo finta che lo Stato italiano si impegni a cambiare la propria valuta nazionale, facciamo la lira italiana, in una certa valuta estera, il dollaro americano, con un tasso di cambio, una ragione di cambio prefissata, dice per esempio 1 a 1 col dollaro, quindi 1 dollaro per una lira. E siamo un po' nella situazione dell'oro o delle uova, che ci dicevamo, cioè i dollari americani non li fabbrica la Banca Centrale Italiana, quindi se li deve procurare. E cosa succede quando ci sono molte lire italiane in giro e pochi dollari a disposizione della Banca Centrale Italiana? Ecco, quindi ancora una volta un altro esempio limitante, che non c'è un problema tecnico di disponibilità di soldi italiani, ma seri problemi la concreta capacità di spenderli poi quei soldi. Un altro esempio ancora è il sistema euro. All'euro sarà dedicata un'intera puntata, come giusto che sia, quindi mi limito a dire poche cose. Innanzitutto, per come la vede MMT Italia, questo sistema è fallato e difettato ab origine. E infatti, come si è visto, questa è una moneta che si è rivelata molto problematica, soprattutto una moneta che può limitare fortemente lo Stato nel suo funzionamento. Il comma primo dell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, versione consolidata, recita così, leggiamolo insieme. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca Centrale Europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri, in appresso denominate banche centrali nazionali, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico, a imprese pubbliche degli Stati membri, dove c'è pubblico, niente. Così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca Centrale Europea e delle altre banche centrali nazionali. Praticamente la fabbrica dei soldi ha
abbassato la saracinesca e ha cambiato pure la serratura. E noi lì dentro non ci possiamo più mettere più. Certo, uno Stato potrà pur sempre procurarsi questi soldi, e come? Come tutti noi, li prende in prestito presso le istituzioni finanziarie private, però è chiaro che dipendere dai privati, soprattutto non avendo la prima alternativa, farà sì che lo Stato non potrà essere matematicamente sicuro di reperire tutte le risorse di cui necessita. Per averle sarà anche più incline a rimettersi ai condizionamenti, ai desiderata dei privati, cosa che in tutta franchezza per uno Stato è anche abbastanza umiliante. E in buona sostanza si ritroverà costretto ad adattare le sue politiche economiche a tali desideri e interessi, anche a prescindere se questi interessi vadano d'accordo o meno con la valutazione che fa lo Stato di quello che è il bene generale. Insomma, sono tutti esempi di vincoli che arrivano allo stesso punto, cioè lo Stato così non giunge a sperimentare i suoi limiti ultimi, si ferma prima. Chiaro? Chiarissimo. Quindi voi di MMT Italia cosa proponete? Bene, chiariamo un punto su cosa comporta per uno Stato avere una moneta sovrana. Allora, premesso innanzitutto che le nostre economie sono monetizzate, quindi se c'è la moneta si muovono. Premesso inoltre che la moneta deve essere a disposizione di chi le fa l'economia. Premesso infine che tutti cerchiamo e usiamo quella moneta con cui in origine possiamo pagare le tasse e che promana dallo Stato. Bene, premesso tutto ciò, diciamo che lo Stato che emette la moneta che tutti usano ha un potere, ha in mano il volante con cui guidare l'economia e quindi l'intera società. E noi di MMT Italia quindi cosa sosteniamo? Sosteniamo che uno Stato deve impugnare saldamente il volante di questo pullman che ci trasporta tutti e che per farlo deve mettersi nelle condizioni di poter avere a disposizione appieno lo strumento monetario, il cui uso deve essere al riparo da vincoli e condizionamenti. Lo Stato è una figura chiave per l'economia e deve porsi nelle migliori condizioni di operatività possibili e per farlo deve anche dotarsi di quel sistema monetario che massimizza lo sfruttamento delle capacità della moneta. Giuseppe, ti è possibile sintetizzare, schematizzare tutti quelli che sono i vantaggi di una moneta sovrana per uno Stato, eliminando quindi le cose negative? Va bene. Allora, facciamo una sintesi. Una diapositiva ci soccorre a riguardo, che indica i tre requisiti che lo Stato deve dare alla propria moneta perché questa sia una moneta sovrana. Allora, sono, primo requisito, monopolio di emissione dello Stato, cioè solo lo Stato che la emette. Quindi già capiamo che l'euro, che non è uno Stato una moneta, ma 20 Stati una moneta, non è moneta sovrana. Secondo requisito, lo Stato non promette di convertirla in oro o in alcunché. Non convertibilità, quindi, e si toglie una causa di possibili condizionamenti a questa moneta. Cambio flessibile, terzo elemento, cioè questa valuta nazionale scambiata con le valute estere a un tasso stabilito sul mercato valutario dall'incontro tra domanda e offerta, quindi è una moneta che si definisce flessibile o flottante, fluttua, come una barchetta, no? Sul mare che sale, scende in base all'andamento delle onde. Giuseppe, il tasso, chiarissimo, il tasso di cambio non è deciso dallo Stato ma dal mercato? Nel caso della moneta sovrana? Allora, senza andare in tecnicismi che possono risultare abbastanza indigesti, diciamo che lasciare al mercato valutario il ruolo di fissare liberamente il tasso di cambio di norma è la migliore soluzione. Viceversa, se è lo Stato che predetermina un tasso di cambio in funzione di una valuta estera, che ha una sua economia dietro, alla lunga condizione distorce le politiche economiche del nostro Stato e lo costringerà ad adottare scelte funzionali a quell'economia e non alla nostra,
che ovviamente sono due economie diverse. È un po' come dire essere costretti a indossare un abito che è stato confezionato per un'altra persona, che ha una sua struttura fisica che non è la nostra, anziché usare, indossare un abito confezionato dal nostro sarto per le nostre misure. Alla lunga risulta un po' troppo scomodo. I vantaggi della moneta sovrana sono innumerevoli. È una precondizione, ovviamente, ma tramite essa lo Stato ha tutti i soldi che servono e sempre disponibili, quindi non può essere costretto al fallimento per debiti contratti in quella valuta. Quindi può aiutare l'economia a svilupparsi al meglio e anche portarla nelle direzioni desiderate. Può aiutare lo Stato ad affrontare efficacemente problematiche importanti come disoccupazione, povertà, come salute, ambiente, e può avere una notevole capacità di intervento in caso di calamità, per esempio un terremoto che devasta un'area o una calamità di origine umana, generare prosperità, certezza, stabilità, serenità. Beh, ma allora, visto tutte le cose belle che abbiamo detto sulla moneta sovrana, arrivando poi al cuore delle scelte politiche, sicuramente entrare nell'euro per l'Italia non è stata la scelta migliore. Massimo, non avere una moneta sovrana significa mettere a repentaglio la possibilità di fare tutto quello che ho detto e anche tanto altro ancora. E io non voglio ledere la sensibilità di quegli spettatori che magari sono convinti che l'euro sia stata la scelta migliore per noi. Diciamo che noi di MMT Italia umilmente ci permettiamo di suggerire il dubbio e contemporaneamente affermiamo con convinzione che secondo noi, sì, dotandoci di un sistema moneta sovrana, possiamo fare di molto meglio. Bene, allora io tiro le fila del discorso. Un discorso che è partito da alcune affermazioni politiche che abbiamo visto. E abbiamo acquisito degli strumenti in questa chiacchierata che ci hanno aiutato a intercettare il messaggio che era insito in queste affermazioni politiche, intercettarlo e decodificarlo, leggerlo e comprenderlo. Insomma, il messaggio che è un'alta carica istituzionale dello Stato a dare è il seguente: oggi lo Stato italiano è impotente ad adempiere ai suoi doveri con la completezza e la pienezza che si richiede. E questa è una cosa gravissima. Pensiamo alla Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Forme e limiti. La Costituzione poi si premura di allestire opportunamente tutto un apparato istituzionale e funzionale che è lo Stato. Lo Stato allora è quell'entità deliberativa e operativa tramite cui il popolo esercita la sua sovranità. Però se questa entità si rivela impotente a svolgere adeguatamente e veramente i suoi compiti, è come dire che il popolo non sta esercitando veramente la sua sovranità. E equivale a dire che il popolo è sovrano di nome ma non di fatto, quindi non è più sovrano. Questo messaggio dovrebbe, secondo me, rimbombare come una sirena che lancia l'allarme nelle orecchie e nei cervelli dei cittadini. Purtroppo però, abbiamo visto insieme, senza certi strumenti, questi messaggi, pur dati, viaggiano a una lunghezza d'onda che ci attraversa, passa e va. Purtroppo è così. Concludo, va bene? Allora, ricapitoliamo, la moneta è una creatura dello Stato, è un io ti devo, è un credito anticipato d'imposta, è infinita e sta allo Stato come le parole stanno a uno scrittore. Come è assurdo pensare che uno scrittore possa interrompere un romanzo a metà, non perché ha finito le idee, ma perché ha finito le parole per scriverlo. Così è assurdo che uno Stato si privi della disponibilità di soldi e si collochi nell'impossibilità di assolvere i propri compiti. Finire i soldi non è una condizione di natura, è solo una scelta politica, è solo una scelta politica. Come è stata presa, così può essere cambiata. E come uno scrittore, lo Stato userà le sue speciali parole per scrivere una storia, la nostra storia, quella di tutti noi.
l'ossatura di questa storia già c'è e ce l'hanno lasciata in eredità i nostri padri costituenti in parole, idee, spirito nella Costituzione Repubblicana del 1948. Ebbene, è una storia che va scritta fino all'ultima pagina. E dobbiamo scriverla tutti quanti insieme, Giuseppe. Grazie mille a te e ovviamente a MMT Grazie. Italia per Grazie. diffondere questi concetti, queste conoscenze di macroeconomia, di cui ovviamente il mainstream, come sappiamo, parla fin troppo poco. Sonia, direi che come prima puntata, come puntata diciamo introduttiva al concetto di moneta, abbiamo ascoltato delle spiegazioni abbastanza esaustive. Che ne pensi? Assolutamente sì, abbiamo ascoltato delle cose interessantissime e abbiamo iniziato a comprendere alcuni meccanismi della macroeconomia su cui si dovrebbe fondare uno Stato, la sovranità di uno Stato. Smettiamola quindi di dire che non ci sono i soldi e smettiamo di cedere pezzi della nostra sovranità a consessi che fanno tutto tranne che gli interessi dell'Italia. Assolutamente, concordo. E per quanto riguarda queste e le prossime puntate, ricordo ai nostri spettatori che nella prossima parleremo del modello sociale con un altro ospite dell'associazione MMT Italia e che tutte le puntate poi sono visibili in differita su YouTube e Rumble di come donquixote.org, nonché sui canali di MMT Italia. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcos'altro per salutare? Beh, la prossima puntata è deliziosa, lo so già, perché la terrà il mio collega di avventura, che è Roberto, e che io stimo e apprezzo moltissimo, e so che già ha preparato dei contenuti veramente deliziosi da non perdere. Bene, allora ti ringrazio nuovamente e auguro a tutti i nostri Grazie. Spettatori una buona giornata. Appuntamento alla prossima puntata, non mancate. Ciao.